Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News. In apertura ci occupiamo di cronaca con una sanzione operata dalla Polizia Municipale nei confronti di una impresa di pompe funebri per attività illecita di volantinaggio e pubblicità. Un intervento poi del consigliere comunale Andrea Burgio, anche lui esprime il proprio rammarico per il programma natalizio, un programma che non ha soddisfatto neanche i commercianti del centro storico, come abbiamo avuto modo di documentare nel nostro telegiornale. Poi ci occuperemo di stadio, sembra un punto di svolta la questione legata al collaudo statico. Chiusura con lo sport, il calcio per il Licata è già vigilia di campionato, domani alle Liotta arriva il Castrovillari. Andiamo a vedere i servizi. La Polizia Municipale ha sanzionato un'impresa di pompe funebri che, secondo quanto verbalizzato questa mattina dagli agenti del presidio di Piazzale Libia agli ordini del comandante Giovanni Incorvaia, ha tappezzato le due aree cimiteriali di manifesti pubblicitari, pratica non consentita dalla legge e per questo sanzionata dai vigili urbani. Il blitz della Polizia Municipale è scattato in seguito ad una segnalazione e una volta sul posto gli agenti hanno effettivamente constatato la presenza di manifesti abusivamente piazzati sulle mura dell'area cimiteriale. Da lì, inevitabile, è scattata la sanzione pecuniaria nei confronti dell'impresa di pompe funebri resasi responsabile dell'affissione non autorizzata. Cemi è vendita e noleggio di carrelli elevatori, macchinari industriali. Assistenza tecnica a domicilio con officina mobile e ricambi italiani ed esteri di tutte le marche. Veniteci a trovare al chilometro 238 della strada statale 115 a Licata. Consigliere Burgio, c'è un programma natalizio definito scarno dagli stessi commercianti del centro storico. C'è anche una sua riflessione, anche nella qualità di ex assessore allo sport, turismo e spettacoli. Sì, diciamo appunto che ho visto il programma che ha presentato l'amministrazione comunale e sentito le lamentele dei commercianti del centro storico e non solo, di tutta la città, e diciamo appunto che Licata non merita un programma natalizio tale, un Natale licatese non degno di nota. Quindi dobbiamo dire che c'è stato l'insediamento dell'assessore Cosentino a settembre, se non ricordo male, e sono state date poi le deleghe soltanto circa 40 giorni dopo il suo insediamento, quindi mi chiedo pure in questo tempo l'assessore cosa ha fatto. Ma dopo, da ottobre a dicembre, c'erano appunto 2 mesi, e in questi 2 mesi si poteva organizzare un Natale degno di nota, anche se sappiamo che le casse del comune non sono molto prosperose, però coinvolgendo i commercianti, coinvolgendo le associazioni, perché io almeno non so che sono state coinvolte, non sono state organizzate delle riunioni al Palazzo di Città con le associazioni e nemmeno con i commercianti. Quindi da una organizzazione tra amministrazione, associazioni e commercianti si poteva organizzare un Natale degno di nota. Questo non è stato fatto e la città di Licata non merita questo. Ha preso posizione anche la politica, pensiamo a un intervento recente dell'onorevole Pullare in cui si è parlato soprattutto dell'albero di Natale. Dobbiamo dire che questo fa male per la città di Licata, perché un onorevole che si interessi dell'albero di Natale è, cioè, politicamente molto molto scadente, perché appunto l'onorevole, senza dubbio, ok, l'amministrazione ha acceso l'albero ancora l'altro ieri, quindi questa, come dire, sempre una nota dolente per l'amministrazione comunale, perché quasi tutte le
le città sono pronte all'accensione dell'albero, delle luminari ed un programma, ripeto, degno di nota, sempre l'8 di dicembre. Così non è stato, va bene. Però mi chiedo, onorevole Pollara, lei cosa ha fatto per fare arrivare dei fondi alla città di Licata per organizzare il Natale a Licata? Dei fondi o addirittura anche degli spettacoli che la regione, l'assessorato allo sport turismo spettacolo compra e poi dà ai comuni siciliani. Quindi, onorevole, pensi bene a un altro, la problematica della città sicuramente delicata non è l'albero di Natale. Per il collaudo statico dello stadio comunale di Noliotta è stato dato mandato al laboratorio Dismet di Canicattì per stilare un preventivo definitivo dell'intervento. Decisivo per sbloccare la situazione di impasse che si era generata è stato anche l'intervento dell'architetto Giuseppe Marzullo, che ha fatto da collante tra le due parti. C'è tempo fino al prossimo 23 gennaio per mettere a posto le carte. Il primo appuntamento casalingo della società gialloblu sarà infatti contro il Biancavilla proprio il 23 gennaio a Liotta. Sì, il 23 gennaio in realtà, perché il campionato riprenderà giorno 9. Giorno 9 la prima partita giochiamo a Giarre, siccome ci sono due trasferte consecutive, la seconda a Messina dove tra l'altro riposeremo, quindi siamo fortunati, abbiamo due settimane in più. Questo però non ci deve fare fermare e andare avanti, perché l'iter è lungo. Il comune già si è attivato, comunque è stata fatta una direttiva verso l'ufficio tecnico dove ha convocato la Dismet di Canicattì, che è un'azienda che si occupa dei collaudi proprio, tra l'altro ne ha fatti altri anche in altri stadi. Il sopralluogo è stato fatto già da un tecnico loro, diciamo che siamo a buon punto e ben speranzosi. Ecco, possiamo scongiurare qualsiasi dubbio, per il 23 avremo tutte le carte a posto per avere lo stadio finalmente riaperto definitivamente. Sì, sì, spero e penso di sì, penso che non ci dovrebbero essere problemi. L'ottenimento della certificazione statica è un passaggio fondamentale per permettere alla Licata di ospitare il pubblico sugli spalti. La data fissata per l'avvio delle operazioni di collaudo è quella del 3 gennaio. Con 20 giorni di margine, appare assai probabile che tutte le carte possano essere messe a posto per la prima gara casalinga della Licata nel 2022. Un dato appare però scontato: gli unici due settori per i quali verrà garantita l'agibilità sono la gradinata e la tribuna centrale. Le condizioni in cui versa la curva, soprattutto nella parte sottostante, lasciano infatti pochissime speranze sulla riapertura del settore che storicamente ospita la parte più calda del tifo gialloblu. Sì, questa è una nota dolente, perché quando abbiamo fatto il sopralluogo con la Dismet l'ingegnere ha dato un'occhiata anche nei bagni, c'era un po' qualcosa da sistemare prima di fare il collaudo anche lì. Vediamo un pochino se si possono fare dei lavori magari in seguito. Intanto sistemiamo tribuna e gradinata, così diamo l'opportunità a tutti di vedere la partita. Non c'è tempo per il Licata per festeggiare la bellissima vittoria di Troina, perché mercoledì si torna in campo. Turno infrasettimanale che coincide con l'ultima giornata del 2021 e vedrà di fronte il Licata e il Castrovillari appunto mercoledì alle ore 14.30 al Dino Liotta. La squadra calabrese a riposo nell'ultimo turno, visto che da calendario avrebbe dovuto incontrare l'FC Messina, ha ovviamente avuto più tempo per preparare il match, ma l'allenatore del gialloblu Pippo Romano ha già le idee chiare. Sì, da oggi dobbiamo archiviare la partita di Troina, che è stata veramente una partita importante come risultato, e dobbiamo pensare adesso a quelle che affrontiamo mercoledì. Non abbiamo nemmeno il tempo di festeggiare, perché mercoledì c'è un'altra battaglia da disputare, e ci prepariamo per concludere queste prefestività nel migliore dei modi e passarle e trascorrerle in felicità. Speriamo che riusciamo ad ottenere quello che stiamo preparando per vincere questa partita. Il Licata avrà probabilmente tutti gli effettivi a disposizione tranne Alessandro Cappello. Dopo la giornata di squalifica tornerà infatti arruolabile Alessio Mannina, che dovrebbe tornare titolare sull'auto di sinistra. Ultimo match dell'anno dunque per il Licata, che dopo la sfida casalinga contro il Castrovillari tornerà in campo tra 20 giorni, il 9 gennaio contro il Giarre. Una vittoria permetterebbe al Licata di chiudere a quota 27 punti il 2021, sopra le aspettative e gli obiettivi dichiarati alla società inizio anno.